Ecco, come vi stavo dicendo, i confini geografici della Tracia non sono ben tracciabili. Secondo Erodoto dobbiamo far riferimento a due fiumi, lo Strimone e l'Istro, che separavano la Tracia dalla Scizia. La Tracia era una terra dunque ricca proprio per questi fiumi che scorrevano attraverso, e sempre secondo Erodoto era una terra anche ricca di qualcosa che non era proprio adatto alla vita degli esseri umani, ovvero la grande presenza di belve feroci, quindi era l'unica regione europea con alta densità di belve feroci. Questo probabilmente stava anche ad indicare un luogo barbaro, un luogo insicuro, un luogo selvaggio in cui vivere. Detto questo, sappiamo che i greci hanno ambientato anche parecchi racconti e leggende che non potevano rientrare nella loro civiltà greca all'interno di un'area geografica ben definita, o non ben definita, che è quella della Tracia. Per esempio, tutti i miti orfici vengono fatti risalire alla zona della Tracia. Perché? Perché era un mistero, perché era qualcosa che andava oltre la civiltà, qualcosa di cui era meglio non parlare. E quindi probabilmente tutto ciò che era scomodo veniva confinato lì, lì dove stavano i traci. Chi erano questi traci? I traci erano delle popolazioni suddivise in tribù. Noi identifichiamo con traci, con questa parola generale, in realtà moltissime tribù che una volta ricordavo a memoria e che adesso invece vi leggerò perché non ricordo neanche un nome. Peti, Ciconi, Bistoni, Sapei, Dersi, Edoni, Satri, Pieri, Doberi, Peopli, Bistoni, Bessi, Bisalti, Brigi, Geti, Edoni, Tini, Odrisi. Ecco, gli Odrisi forse sono uno dei più famosi, dei più citati. Per quanto riguarda il loro pantheon religioso, Erodoto sempre ci cita un numero molto ridotto di divinità, quali Ares, Dioniso e Artemide. E se ci pensiamo, Dioniso, dio del vino, Ares, dio della guerra e della violenza, Artemide, dea della caccia, quindi cacciava belve feroci. Non per nulla poi ritroveremo più avanti, quando faremo l'Eneide, quell'accenno a Camilla, cacciatrice, che cacciava le gru sul fiume Strimone, che abbiamo detto che è uno di quelli che segna il confine con la Tracia. Ho superato i 2 minuti.